molto importante perché si tratta di un territorio molto fragile e frammentato, soprattutto il versante che dà sui Monti della Laga è caratterizzato da comuni con pochissimi abitanti divisi in decine di frazioni ed è un territorio molto molto esteso, per questa ragione dobbiamo concentrare la massima energia, gli sforzi. Io martedì peraltro uno di questi comuni, Cortino, vedrà l'approvazione del piano speciale della ricostruzione in cabina di coordinamento del sisma con il commissario Castelli. Si tratta di oltre 12 milioni, 12-13 milioni di investimento su quel comune per la ricostruzione. Si aggiunge a questo tutto il lavoro che abbiamo fatto sul cratere sismico per accelerare le pratiche della ricostruzione, stanno in stato molto avanzato ormai di istruttoria, anche di, si comincia ad apprezzare anche un impegno della spesa consistente. Questa del Galle era peraltro un'ingiustizia che abbiamo contribuito a sanare e a ripristinare una sorta di equità tra tutti i territori, reinserendo anche il Galle dei Monti della Laga in questo progetto e rendendo possibile questo investimento sull'economia sostenibile.